Eccoci di nuovo con il teatrino Kamishi Bai. Questa volta è una storia che parla di una cosa che non ci piace molto, che è la guerra, e di come un soldato capisce che certe cose, se non ci fossero, staremmo tutti meglio. È un po' una specie di guerra come la stiamo attraversando adesso, che ci tocca stare in casa, ma si risolverà tutto, anche per la nostra favola. Si intitola Il cavallo e il soldato, di Jack Tessaro. Le edizioni sono sempre di Arte Bambini. Pronti? Il cavallo e il soldato. Se devi correre o se devi scappare, due piedi son pochi, non c'è niente da fare. Se vai in discesa o se vuoi andare in su, due gambe son poche, io ne vorrei di più. Era questo che pensava, facendo un bel ragionamento, il capitano Nicodemo, comandante del reggimento. Si guardava gli stivali tutti quanti impolverati e pensava: quanto è triste essere appiedati. Mentre camminava triste e appunto a piedi, incontrò questo animale che adesso vedi. Fu per lui un incontro molto importante, perché scoprì che il cavallo di zampe ne ha tante. Tante quante quelle di un bue, e dunque il doppio delle sue. Le contò tutte e poi prese atto che erano appunto quattro. «Questo è il mio giorno fortunato!» disse Nicodemo il soldato, e pensò con sommo piacere: adesso diventerò cavaliere. Detto fatto, gli saltò sulla schiena. Il cavallo non provò felicità piena. E l'altra cosa non proprio bella fu che gli mise le briglie e la sella. Il cavallo tirò un po' la bocca quando Nicodemo gli montò sulla groppa, ma quel giorno non aveva nulla da fare e andò dove il soldato gli disse di andare. Andò pacifico e tranquillo finché non sentì della tromba lo squillo, finché non si accorse che in quella direzione sparava la mitraglia, tuonava il cannone. Il soldato andava in battaglia, aveva la spada, il cappello e la maglia. Il cavallo invece, nessuna fretta, si guardava intorno e brucava l'erbetta. Brucava l'erbetta e masticava piano, sordo alle urla del capitano. Quando sembrò che avesse finito, gli ritornò invece tutto l'appetito. Così si spostò di un metro appena, perché gli parve arrivata l'ora di cena. Il soldato era ormai disperato, perché da due giorni era fermo in quel prato. E quando i due giorni divennero tre, il soldato urlò: «Uè!» Ma il risultato, a gridar come un mozzo, fu che al cavallo venne anche il singhiozzo. E tanto forte singhiozzò che il soldato a terra cascò, si ruppe il naso, si schiacciò un dito, era infuriato e anche ferito. Era arrabbiato, anzi furibondo, e scatenò il finimondo. Nel fianco gli piantò il tacco e urlò: adesso basta, andiamo all'attacco! Purtroppo il cavallo si chiamava Pietro. Fece un salto, sì, ma lo fece all'indietro e galoppò a velocità esagerata, ma nella direzione sbagliata. Il bello del mondo è l'essere vario, ma questo cavallo galoppa al contrario. Chissà se può diventare una moda avere la testa al posto della coda, perché, come si può vedere, correva mettendo davanti il sedere. Fu così che a tutta velocità attraversarono una grande città. Sempre correndo in questa maniera,
Passò anche il tempo e arrivò la sera, saltando giardini, scavalcando ponti. Arrivò la notte e videro i monti. Dopo i monti anche la notte finiva, il cavallo correva e ogni tanto nitriva. Così conobbero un sacco di posti, incontrarono foreste, passarono boschi. E infine, avendo incontrato un lago a dir poco bagnato, qui si fermò Pietro l'Equino per poter bere un pochino. Un litro dopo l'altro, molto lentamente, il lago calò fino a diventare torrente. Beveva come fosse un cammello e il torrente diventò un ruscello. Il soldato aveva la faccia di un prosciutto e il lago ormai era tutto quanto asciutto. Però si poteva finalmente andare in battaglia e urlò al cavallo: «Muovici, canaglia!» Ma Pietro non ne volle sapere, si sentiva male dopo tutto quel bere. Con la pancia così piena, purtroppo, come avrebbe potuto andare al galoppo? Allora il soldato si arrabbiò di brutto e al cavallo sfuggì un piccolo rutto. Anzi, a volerla dire benino, al cavallo sfuggì, diciamo, un ruttino. La guerra è persa, l'onore è perduto. Adesso il soldato gridava: «Aiuto!» Perché la storia è talmente bislacca che alla fine il cavallo fece anche la cacca. Ora si dirà: che cosa volgare con la cacca avere a che fare. La cosa assurda di questa terra, però, è che non troviamo volgare la guerra. Ciao cavallino, ciao Nicodemo, fate un buon viaggio e andate a visitare tutto il mondo che vorrete. Ciao bambini, un'altra favola vi aspetta, un'altra favola ancora, dovete avere un pochino di pazienza. Ciao!